Una mattinata importantissima nel nostro comune di Gaglianico oggi. Abbiamo completato un importante e un pesante restyling della nostra sala consigliare. La sala consigliare è il luogo dove è rappresentata tutta la cittadinanza, dove vengono prese le decisioni nel bene o nel male, dove viene fatto tutto quello che è la vita del nostro paese passa da questa sala. E allora come amministrazione abbiamo voluto proprio dare un'impronta nuova, un'impronta moderna, assolutamente interessante. E dentro questa ristrutturazione abbiamo voluto inserire una scultura che era stata dimenticata in una zona abbandonata della scuola elementare, in un sottoscala, ma è una scultura che ritrae Carlo Trossi. La famiglia Trossi, come ho detto anche ai ragazzi delle scuole che oggi hanno partecipato, la famiglia Trossi è la nostra storia, è un pezzo importante della nostra storia. E proprio Carlo Trossi ha donato l'edificio dove oggi si trova il nostro comune. Era all'epoca, all'inizio del 1916, era utilizzato, quando l'ha donato, era utilizzato come scuola e come asilo, scuola elementare ed asilo. Oggi è stato trasformato nel nostro comune e quindi sono contento che anche la famiglia Trossi, gli eredi, oggi Fracassi in particolare, abbia voluto partecipare, essere presente a questo evento. Questa bellissima opera d'arte, l'autore è Gastone Cecconello, l'abbiamo ideata nel 1985 perché fosse la sintesi del lavoro che stavamo facendo come comune. Eravamo stati una giunta un po' particolare e allora abbiamo pensato che in un paese dove la gente di Savagnasco entrava in chiesa dalla porta di sinistra e quella delle Tabbie entrava dalla porta di destra, era opportuno creare un'unità. E allora abbiamo ipotizzato questa nube con 4.000 pezzi di legno, che sono i 4.000 abitanti di Gaglianico che hanno degli interessi e che hanno degli desideri, che hanno delle necessità, e sotto tutti uguali i 20 consiglieri comunali che devono rispondere, tutti uguali, perché tutti devono lavorare al servizio della collettività e non per se stessi. E in quest'aula i banchi sono circolari perché c'è per tutti lo stesso posto, la stessa responsabilità e lo stesso impegno. Questa era la nostra speranza come amministratori e speriamo che i giovani che stamattina hanno assistito alla rinaugurazione della sala abbiano capito questo concetto, che per me è molto fondamentale e importante. Sicuramente noi come amministrazione, ma tutta la cittadinanza possa essere orgogliosa e fiera di questa bella giornata.